Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di Local Marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Marketing per Negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Ricordiamolo sempre, Marketing per Negozianti è il primo podcast italiano dedicato esclusivamente alle attività locali. Questo è il nostro martedì e come ogni martedì lo dedichiamo ad un aspetto del local marketing in particolare. Questa mattina parliamo di recensioni false e come gestirle e anche di foto spam. Perché? Perché nelle mie ultime consulenze mi è capitato proprio di avere a che fare con proprietari di attività locali che si trovavano di fronte a questa sfida. Ecco perché ho deciso questa mattina di parlarne con voi, perché così posso dare una mano anche a chi si trova nella stessa condizione. Partiamo dalle recensioni false. In presenza di recensioni false, Google ci permette di segnalarle per la rimozione. Ma attenzione, non è possibile effettuare delle segnalazioni soltanto perché diciamo ci indispettiscono o perché non ne condividiamo il punto di vista del recensore. Chiaramente questo è un giudizio di valore. Quando parliamo di recensioni false non parliamo del nostro stato emotivo, no? Perché ricevere una recensione negativa è una cosa, una recensione falsa ne è un'altra. Stamattina parliamo di recensioni false, ok? Quindi non quelle negative che in qualche modo ci prendono sempre, insomma ci fanno risentire, ma non è questo il caso. Ritorniamo quindi sulle recensioni false. Esistono delle specifiche norme, diciamo delle regole di Google, che appunto ne regolamentano la rimozione e solo in presenza, diciamo di una violazione di queste norme, che lui stesso ha chiaramente stilato, la recensione potrà essere rimossa. Tra i contenuti, diciamo, vietati da Google e quindi con delle restrizioni, riporta contenuti chiaramente non pertinenti, conflitti di interessi, per esempio pensate a recensioni scritte magari da ex dipendenti o persone comunque vicine al proprietario, quindi a voi, contenuti chiaramente offensivi o sessualmente espliciti o anche problemi relativi alla privacy. Fino a poco tempo fa era possibile comunicare le violazioni solo sulla recensione presente sulla scheda. Da luglio invece 2020 più o meno Google ha introdotto la possibilità di segnalare finalmente direttamente i profili degli utenti che chiaramente hanno fatto quella recensione. Fino a poco tempo fa era possibile comunicare le violazioni solo sulla recensione presente sulla scheda, invece da luglio 2020 Google ha introdotto la possibilità di segnalare direttamente i profili degli utenti, ma fate bene attenzione, per il momento questa opzione è possibile solo ed esclusivamente dall'app Google Maps. Poi che cosa succede dopo la segnalazione? I tempi di revisione da parte di Google per, diciamo, valutare l'eventuale rimozione di quella recensione, purtroppo lo sappiamo tutti, non sono così tanto veloci. Alla fine però, se la segnalazione è corretta e quindi il recensore effettivamente ha infranto le regole di Google, che sono quelle che ci siamo dette prima, contenuti non pertinenti, conflitti di interessi, contenuti offensivi e problemi di privacy, allora ci sono buone probabilità che quella recensione venga cancellata. Se poi questo non dovesse accadere, purtroppo non c'è altra strada se non quella legale, ma insomma è davvero davvero difficile arrivare a tanto. L'altra questione che mi preme affrontare proprio con voi in questo nostro martedì sono le foto spam degli utenti, perché purtroppo questa è diciamo un'azione frequente che ritrovo abbastanza spesso. Che cosa fare? In presenza di foto spam il metodo migliore di procedere è quello, chiaramente lo sapete ormai, della segnalazione. Anche qui segnalazione di chi ha caricato la foto, perché solo in questo modo Google può rimuovere non solo quella foto ma proprio l'intero account, e quindi impedendo sostanzialmente alla persona che ha violato queste norme di danneggiare ulteriormente la nostra attività. Come fare? Per farlo è necessario quindi cliccare sulla foto diciamo così incriminata. Nell'angolo in alto a sinistra della pagina si visualizzerà il nome dell'utente che ha aggiunto quella determinata foto. Cliccando sul nome utente si otterrà un link, quindi bisogna copiare e incollare questo link, segnalare quindi lo spammer direttamente a Google My Business su Twitter o Facebook o scrivendo proprio nel forum di Google My Business. Anche quindi oggi spero di aver chiarito e soprattutto di avervi dato una mano
mano se vi trovate in questa situazione alquanto antipatica della gestione delle foto spam degli utenti e soprattutto delle recensioni false. Quindi mi raccomando, se vi trovate in questa situazione vi basta seguire queste linee guida che abbiamo appunto detto in questa puntata, e come sempre io finisco il mio caffè, finitelo anche voi, iniziamo alla grande questa giornata. Io come sempre vi aspetto al prossimo martedì. Ciao! E come sempre mi trovi su www.cinziadefalco.it.